Insight è un progetto che è nato qualche mese fa proprio da una visita fatta qui al Castello di Buronzo e da una conversazione fatta con l'amministrazione appunto del Comune di Buronzo, con il quale abbiamo un lavoro di collaborazione proprio per questo progetto. L'idea è quella appunto di invitare degli artisti da tutto il mondo. Ci sono appunto artisti come in questo caso di Asako Shiki, che viene dal Giappone, artisti americani, sloveni. Tra l'altro appunto la manifestazione è gemellata con Art Days, che è un festival d'arte contemporanea che si tiene proprio in questi giorni a Ptuj in Slovenia, e quindi artisti di varia provenienza, tutti più o meno di giovane generazione, che arrivano appunto a Buronzo e pensano, immaginano e realizzano un'opera esplicitamente per questi ambienti. L'idea appunto di legare l'arte a delle architetture storiche, a un patrimonio appunto culturale antico di cui è ricco il Piemonte, è un'idea che appunto ci motiva molto, anche perché l'arte in questo caso qui diventa un modo per leggere queste architetture. Quindi non una mostra che occupa degli spazi, non una mostra che può essere dappertutto la stessa. È una mostra pensata esplicitamente per il Castello di Buronzo, vive per questi spazi, accompagna il visitatore nella scoperta di questo luogo e poi in qualche modo, diciamo così, finisce con questa manifestazione. Sono 27 artisti, il catalogo verrà edito da Conti Editore. Per l'inaugurazione avremo una piccola guida alle opere degli artisti, però poi subito dopo l'inaugurazione facciamo una campagna fotografica molto accurata sulle opere installate, proprio per sottolineare la necessità di rendere l'opera per come è sistemata, e quindi realizzeremo con Conti Editore un catalogo ad hoc. Per l'inaugurazione ci sarà una performance di Stefano Giorgi, quindi anche quello è un modo per interpretare il luogo. È una performance di live painting, cioè una performance a metà tra il teatro, la musica e la pittura. E che altro? Effettivamente appunto il luogo ispira appunto gli artisti invitano alla lettura del luogo, e quindi in qualche modo noi facciamo sì che le architetture storiche vivano grazie anche all'arte contemporanea. Non solo arte ma anche teatro, si diceva, e quindi per settembre stiamo appunto componendo un calendario di iniziative che vanno appunto dalla danza alla performance al teatro, all'incontro di presentazione di libri, con i quali appunto con questi incontri cercheremo appunto anche di rendere vivo questo luogo e di far sì che appunto ci sia sempre occasione per tornarci.